Ah, avete visto? 4 posizioni diverse in 2 settimane di fila. Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigic. Benvenuti nella seconda puntata di questo fantastico riorganizzamento generale di camera di Davide. Nella puntata di oggi, se ricordate la puntata di ieri o la puntata di settimana scorsa o la puntata scorsa, in ogni caso, abbiamo promesso, abbiamo detto che avremmo montato il computer che poi avrebbe mosso lui, che è spento. Perché il video scorso non ve l'avevo detto, ma il mobiletto che c'è praticamente davanti a me, quel dannato mobiletto che in questo momento vogliono tutti dargli fuoco, lo portavo verso il mobiletto per guardare le serie TV. E quindi tutto questo grosso lavoro iniziale, almeno queste prime 2 puntate, sono volte appunto a eliminare il mobiletto per guardare comunque serie TV in qualche modo con un modestissimo 40 pollici ai piedi del letto, 4K giusto per non farci mancare niente, e non dover... nessuno. E poter spostare tutto quello che c'è sul mobiletto in una postazione più comoda, ma senza perdere il gusto delle serie TV dal letto. Toro seduto su culo pesante. Non mi addormento senza la TV. Ti ho detto, l'ultima di Star Trek, la sto cercando di vedere da lunedì. Ho visto 20 minuti. No, 30 minuti su 50, perché ogni sera 10 minuti, 5 minuti dormo, per cui non riesco a vederla. E così le guardo le serie TV, 10 minuti a volta. Ma... visto che ovviamente tutto ciò deve andare sotto il letto, l'opzione era per forza di cose una configurazione ITX. Quindi per farlo abbiamo scelto un case super figo. Come case Mini ITX abbiamo scelto un fractal design veramente figo, il Node 202. Questo qua, ora lo vedete assemblato con già dentro tutto. È un case con un design molto minimale, perché alla fine è nero. È possibile posizionarlo anche in piedi, ha uno stand, ma io lo metterò orizzontale con dei piedini in gomma che blocca tutto. E l'abbiamo scelto perché è fighissimo. 1. 2, prevede montaggi completi con scheda video. E soprattutto, per essere un case Mini ITX, non è una cosa da sottovalutare, ha un bordello di filtri antipolvere, visto che andrà sotto il letto, mi sembra cosa buona e giusta pensare soprattutto questo aspetto. La configurazione che andremo a vedere è una configurazione, oserei dire, quasi top per un HTPC, per cui la andremo a vedere in un video dedicato, perché non ha senso parlarne brevemente, ha senso invece descriverla. Quello che vedrete oggi è un veloce assemblaggio del computer per poi posizionarlo appunto sotto il mobile e passare al prossimo episodio di questa serie. Quindi senza ciancin ciancerincin, montiamo questo mini PC. Ragazzi, non votate Lega. Come avete visto dal video, l'assemblaggio è stato particolarmente fluido, visto soprattutto il fatto che è un case Mini ITX, quindi già di norma fastidioso, i cavi sono, non sai mai dove metterli, tutta la roba, hai poco spazio, per cui assolutamente. E l'alimentatore con top modulare anche, questo, esatto, anche gli ha aiutato parecchio. Avremo modo di parlarne meglio appunto sia del case sia dell'alimentatore, della configurazione in sé, nel video dedicato appunto. Sappiate che però è uscito un lavoro abbastanza figo e effettivamente abbastanza ordinato per essere una configurazione Mini ITX, che se avete mai provato a fare un PC di queste dimensioni saprete benissimo che il cablaggio in particolare è la cosa più rognosa in assoluto. Quindi, come detto anche nel video scorso, fateci sapere se vi piace questa miniserie. Io però gli lascio con una domanda. In questo momento io e lui abbiamo un dubbio. Dato che il PC è sotto il letto, un modo per accendere il PC da sotto il letto? Rispondete nei commenti, vedete di farci sapere qualcosa. Fateci sapere se vi piace il video e noi ci vediamo nella 3ª puntata.